Ciao, sono quello che ha incontrato su StarCraft, ti ho aggiunta agli amici per scusarmi e basta. Sì, lo so, siamo ultimi nella Lega di Bronzo, è tutta colpa mia e mi sento uno stronzo. Ma tu mi hai gasato, ci credevo davvero, ma sbagliando ti ho segato i Marines da dietro. Ma tu sei stata dolce e buona anche in quel caso, quando anche un dodicenne mi avrebbe insultato. Dai, cambiamo gioco questa sera, che con Warcraft non mi sento un fesso. E piango da solo nel gesso, perché sai non le faccio più tanto spesso delle figure di merda così tanto grosse. La Lega Diamante per te è davvero importante, ma tu mi piaci troppo e quindi nerdo fa niente. A costo di giocare fino alle 4 di notte con ogni bimbo minchia a riempirmi di botte, e per 2 ore al giorno di livello nel fetta, se per portarti in Warcraft almeno servisse. Joina la mia gilda questa sera e comincio a nerdare adesso. In raid avrai un posto fisso. Viaggerò in Corea in un baleno per diventare allievo del maestro Garientoi e cominciare a parlare il proto se lo zerg amico cazzi tuoi. Ma se solo potessi un giorno battere i coreani e vederti battermi le mani. Intanto la tua elfa è al livello 70, in gilda la gente che ci ha provato è tanta. Io ti ho presentato come la mia fidanzata, ma me sa che in gilda la gente se n'è proprio fregata. Sento la tua voce in TS distorta e me sa che non passerò più dalla porta. Posso ritornare già stasera, ma tu non pensare male adesso, non sono più il solito fesso. Batteremo tutti come una valanga, 2v2 ti farò fare anche qualcosa. Sarai felice alla Lega Diamante, batteremo tutti in un istante. Ma con le lacrime di cuore in mano, tu mi pregherai di smettere di parlare coreano. Marzala vi racconta oggi il dramma di un giocatore di World of Warcraft che va su StarCraft ed è una pippa tremenda, ma conosce questa ragazza e per lei, pur con la speranza di portarla nel suo gioco preferito, parte per la Corea. Diventa forte, ma la ragazza intanto in gilda è diventata un po' troppo intraprendente. Chissà come finirà. Vuoi che smetta tutto già stasera e partiamo per un viaggio adesso, al massimo ad abbiate grasso. Ora ti saluto e tardi vado a letto. Quello che dovevo fare io l'ho fatto. Ciao, da Marzala.